A Pepino Audace, amici di YouTube, Pepino Audace, allora ragazzi, la creazione, ragazzi, di uno dei terzini che mi fa impazzire nell'Audace. Sto parlando di Luca Russo. Ovviamente non c'è il Cerignola in FC25. Spero ci sia in FC26. Andiamo proprio all'Arsenal. Dovrebbe essere qua. Eccolo! Luca Russo! 78, va bene ragazzi, perché lui è un 78, ragazzi, secondo me. Andiamo con Luchino Russo, ragazzi. Vamos! Vamos, Luchino Russo. Vediamo se Arteta lo farà giocare. L'Arsenal sta giocando con il 4-4-2. Giocherà anche la Champions, Luca. A tutti gli effetti. Ragazzi, sono gasatissimo nel portare, secondo me, uno dei giocatori che mi piace particolarmente, che è Raffaele, secondo me. Vediamo se Arteta è in grado di dare la stessa forza a Russo. Allora, Arsenal Wolverhampton. Intanto andiamo a vedere il calciatore. È qua. Eccolo qua, ragazzi, mamma mia. Che creazione nel creare Luchino Russo. Allora, è 80 Luca Russo. Intanto è arrivato un nuovo giocatore nell'Arsenal. Vediamo perché la Premier tra 40 giorni inizia. Dobbiamo aspettare prima di Arsenal Wolverhampton. C'è prima Arsenal Lazio, la Bitz Cup. Allora, vediamo se ci sono degli investimenti da fare. Sì. Ragazzi, un po' di roba con Luca. Subito la Lazio. Entra al posto di Gabriel. È vero che impostano la difesa a 3, quindi alle prime partite comunque le simuliamo. Sterling Saliba. Vediamo Russo quanto prende. 6 e 2 va bene. 6 e 2 va bene.
Purtroppo, ragazzi, per Luca Russo le prime partite gliele faremo giocare. Ma anche perché lui, essendo un terzino destro, in realtà solo, secondo me, Raffaele riesce a dargli quella compattezza. Sì, diciamo che Luca deve lavorare tanto sulla velocità, ma non è che più di tanto, perché comunque... Ok, possiamo andare per Gino Arsenal. Un posto di Timber. Ah, addirittura perdiamo. Di Sterling. Russo 5-6. Peccato per Luchino Russo. Eccolo lì. Con la maglia del cannone. Non è l'audace Cerignola. Però questa col Dortmund la voglio fare, ragazzi. Quella col Dortmund la voglio fare. Per Luca potrebbe essere una grande partita. ...1-0... ...3 al 76esimo. Vamos, ragazzi, vamos. Operano la sostituzione. C'è il cambio. Come ieri, fuori Grivior, dentro Luca Russo. Piove. Andiamo con il numero 3 della... dell'Arsenal, preso. Lo prende proprio dall'audace Cerignola. Ci prova White. Ho provato Gibson White. Allora, voglio vedere solo dove gioca Luca Russo. Dovrebbe giocare nella difesa 5. Sì. Come in realtà giochi a come in realtà gioca a Cerignola. Eccolo. Malen. Couto. Ah, va malissimo Luca. Tra l'altro Luca non è proprio così. Russo. Sterling. In mezzo per Odegaard. Salì. Neto. Ma anzi è Neto. Ah, intanto Russo che poi recupera un gran pallone qua. 6-2. Attenzione Russo. Attenzione. Bravo. Bravo Russo. Emre Can. Gran recupero, eccolo! E questo è il Russo, ragazzi. Havertz. Bella in mezzo. Sterling, gran pallone. Sterling. Bravo Kobel. Comunque, ragazzi, l'Arsenal ha tutti i giocatori di livello. La calcia in profondità. Couto. Guardate Russo, ragazzi, com'è. Stiamo entrando negli ultimi 5. Ma questo è il Russo dell'audace, ragazzi. Mi ricorda tanto il Russo, Luca Russo dell'audace Cerignola, eh. Tanta roba, ragazzi. Solo Pepino Audace anche a portarvi il numero 3 degli Ofantini. Russo. Mamma mia. Mamma mia. Russo. 6-6. Fermato il pallone di Sterling. Gran partita di Russo, ragazzi. Prova ad attaccare il Borussia. A giocare quasi anche nel centrocampo a 5 dell'Arsenal. Cambia qualcosa nel Borussia. Sì, perché gioca a 3 comunque Arteta. Non pensavo giocasse a 3. Mamma mia, ragazzi, ma allo stesso modo di attaccare come lo
faceva con Raffaele. Guardatelo. Ah, peccato, qua perde palla. Ma stai comunque giocando contro il Borussia Dortmund. Oh, Neto. Ah, c'è Russo di là. Russo, prende palla. Per Sterling. Troppo gliela dosa Luco, secondo me. Vince l'Arsenal 1-0. Ragazzi, adesso voglio vedere Luca che passa dalla Lega Pro al campionato di Premier League. Vediamo come si adatterà il difensore partenopeo. Ragazzi, se riesco a portare anche Mattia Tascone, fatemelo sapere nei commenti se volete altri giocatori dell'Audace. Magari Salvemini, i vari Salvemini, Iallo, Tascone. Io spero, ragazzi, che il Cerignola possa esserci in FC26. Se c'è in FC26 ci divertiamo, ragazzi. Ci divertiamo. Fatto un altro giocatore. Spero che comunque Perin Neto possa giocare. Arriva dal Barcellona. Tanto ce la prima col Wolverhampton. Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Oh, esce Gibson White, dentro Luca Russo, la prima. C'è dunque il serve una scossa per provare a spezzare l'equilibrio. Chissà che non possa arrivare nello stadio dell'Arsenal per Lucaino Russo. Non è il Domenico Monterisi. Neto, Gabriel, Krivior. Dov'è il Russo, ragazzi? Ma dov'è il Russo? No, ragazzi, gioca a sinistra, gioca da terzino destro. Ma più o meno quando c'è Tentardini si alterna. Anche se è Russo è terzino sinistro. Stavolta Arteta lo mette a sinistra. Ciao, 0-0. Gabriel Jesus. Bravo Saka. Jaco Saka. 20 minuti per Luca Russo. Riccardo Horta. Ragazzi, attenzione, attenzione. Mette in mezzo. Ci ha provato Wolverhampton. Saliba. Posta a 3 Gabriel. Krivior. Chi sta giocando a destra? Krivior. Da Rice, Odegaard. C'è la squadra di Arteta. Neto. Neto, poi Russo. Avevano accarezzato l'idea di mettere la freccia sul finale, ma non avevano però fatto Krivior, qua sbaglia. Bravo Neto, migliore in campo. Dobbiamo uscire, ragazzi, dobbiamo uscire. Krivior. Sterling, possesso Arsenal. Bravo Saka. Luca Russo prova a impostare alto per Rice, poi Krivior. Sterling, attenzione. Saka. Non la prende. Non la prende, peccato. Dazon. Semedo. 6-2, buona la partita di Russo. Prima del fischio finale. Gran recupero di Rice. Attenzione, arriva Russo però di là. Vediamo se arriva. Russo. Saka. Rice. 6-2. Belgard.
Doherty. Occhio l'Arsenal. Occhio. No, Russo. Bravo Luca. Bravo Luca. Alla Santiago Vicentin. Sterling. Bella in mezzo per Kai Havertz. Kai Havertz. Non è finita. Gabriel Jesus. 1-0 Arsenal. Al 91esimo l'Arsenal. Russo che gli salva in difesa. Gran partita di Russo, ragazzi. Gran partita di Russo, che dalla Lega Pro, dalla Serie D, con gli Ofantini, passa nell'Arsenal facendo una grandissima partita. Eccolo Russo che si va a godere la vittoria insieme ai nuovi compagni. Bravo Luca, bravo, come sempre. 7-2, bella partita ragazzi. Ho fatto 9 passaggi, non male. Sta migliorando proprio in quello, nei passaggi. Però comunque Arteta, ragazzi, Arteta vuole di più. C'è la partita con l'Aston Villa. Eccolo Luca Russo che scrive: con tutto il bene del mondo non è facile sostenere Michele Arteta e sue indiscutibili scelte tattiche. Ragazzi, non è Giuseppe Raffaele. Però, grande Luca, rimane il grande Luca Russo. Allora, vediamo se gli facciamo sostenere l'allenamento, sì. Facciamo migliorare i calci piazzati. Sì, soprattutto secondo me Luca deve migliorare nella... ragazzi, ovviamente, vedi, entra al posto di Gibson White. Però non so perché Arteta, ragazzi, lo sta facendo giocare. Ma sanno che tutto può ancora succedere. Terzino sinistro. Questo entra al posto di Timber. In realtà dovrebbe tornare a giocare a sinistra. Sì, perché gioca al posto di White. No, in realtà 10 minuti alla fine della gara. Sacca Russo. Eccolo Luca. In mezzo, rete, gol di Kai Havertz, ma un grande assist di Luca Russo. Primo assist in Premier per Luca Russo. Su Kai Havertz. Di essere rivisto, da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza. Bravo Luca. Si sta al 91esimo. Sta iniziando a migliorare di partita in partita. Luca Russo. Saka, gran passaggio, attenzione ragazzi, non può fare fallo da dietro. Russo, imposta. Occhio a questo errore. Qua sbaglia Russo.
Intercetta la traiettoria. Passato uno, ma ha fatto una grandissima giocata. Come le faccio Rignola, ragazzi. Oh, Neto. Matausen, attenzione in mezzo, Matausen. Matausen. Neto, Russo. Grande qua, gran palla per Gabriel. Che assist. Gabriel. Kai Havertz, Olsen. Perché non c'è Martinez nella Aston Villa, che tra l'altro è anche primo. Russo. Questo è Russo, ragazzi. Per chi segue il Cerignola e la Serie C. Doppietta di Havertz, ma... Ragazzi, Russo fa impazzire. Tra l'altro è anche capitano, ragazzi. Russo è capitano. Come lo era nel Cerignola di Pazienza. E ho l'impressione che Arteta lo faccia giocare a sinistra. Timber. Russo. Bukayo Osaka. Io ero in campo, Russo. Due assist. Saka! È un altro assist di Russo, ne sono tre. Ah, incredibile. Tre assist per Russo. Ragazzi. E forse ne ha fatti anche contro la Next Gen, mi sa, eh. Magari non è arrivata a tre assist. Gabriel. Saka. Timber. Neto. Non ha ancora preso gol. Luca Russo, il migliore in campo, ragazzi. 6 punti per la squadra di Arteta. E Luca ringrazia. E Luca ringrazia, ragazzi. Addirittura 10. Cioè, ragazzi, prende il migliore in campo. Il migliore in campo, ragazzi. Gli hanno dato il migliore in campo. Bella la prestazione di Russo, eh. Ho dominato in campo contro la squadra Aston Villa. Sono inarrestabile, magistrale. Ragazzi, ma è quello che mi fa impazzire proprio della... proprio di Luca. Il suo fatto, ragazzi, l'avere la sua maglietta autografata, ma non solo quello. De Gea, non ci credo. Ragazzi, De Gea all'Arsenal, perché? Perché è stato preso De Gea all'Arsenal? Facciamo allenare ancora Luca. A questo punto facciamo migliorare anche un po' nella finalizzazione. Ah,
Allora, Calafiori, Italia. No, non è stato convocato. Non è stato convocato Luca Russo. Andiamo con sta vincendo l'Arsenal. Ah no, ragazzi, mi sa che inizia qui la sua gara. I minuti sul cronometro sono sempre meno, Pier. Devono stringere i denti in questo finale e portare a casa la vittoria. Questo Timber al posto di Russo. Sì, ma l'Arsenal sta vincendo. Oh, subito Russo. Però c'era un fallo. Sa che gioca a destra. Krivior. Odegaard. Luca Russo. Per Krivior. Subito sei, prende Russo. Tre assist incredibili. Attenzione. Havertz. Havertz. Calcio d'angolo. Abbatte proprio Luca Russo. Oh, Havertz. Mamma mia. Prima volta che vedo battere un angolo a Russo. Non gli ha mai battuti nel Cerignola. Ma ragazzi, sta quasi sta giocando difensore centrale. Se non ha neanche il modulo a 5. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Odoglu. Bravo, Rice. Manovra che senta decollare, le squadre faticano a far girare palla. Sì, ragazzi, comunque sta giocando plenamente Saliba. Va in verticale, non male l'idea. Neto! Bravo Neto! Perché Russo difensore centrale, ragazzi? Si è fatto trovare pronto sulla conclusione a botta sicura negando il gol del pari a pochi minuti dalla fine. Mamma mia Russo! Ah, peccato! Può scegliere chi servire. Guardate come sale! Sì, vabbè, ma ci mette il corpo. Il muro, l'Arsenal non ha ancora preso gol. Ancora Russo. Pazzesco, ragazzi. Oh, attenzione alla conclusione fuori di poco. Le squadre di De Zerbi. Qua sbaglia, ma non è il suo ruolo. Si deve lottare Russo. Si deve lottare. Neto. Gabriel Jesus. C'è Stupinian. Comunque sta vincendo l'Arsenal. Buona l'idea. Terza vittoria di fila per l'Arsenal. Le va prettamente a 9 punti. Fallo qua. Fallo. Questi in Premier. Krivior. Russo. Krivior.
Russo un po' meno contento, ma forse per la prestazione della squadra sì. Boh ragazzi, l'Arsenal vuole stavolta vincere veramente il titolo con un super mega russo. Però ragazzi, meno 35. Presente se da titolare ancora da zero. Tottenham United. Allora, vediamo la classifica. Arsenal terzo. Andiamo col Tottenham. Ci facciamo l'ultima con Tottenham e chiudiamo il primo episodio. Stiamo anche perdendo ragazzi. Stiamo perdendo col Tottenham. Il risultato ancora ampiamente recuperato. Devono attaccare. Oh bello! Guarda che maglia, ragazzi, Luca Russo. Bella la terza divisa dell'Arsenal. Occhio qui. Attenzione Russo. Continua comunque ragazzi a farlo giocare. Raheem Sterling. Ah, Romero. James Maddison. Saliba. Boyakó Saka. E Kylian. Bravo qua. Maddison. Rice. E dai, palla però a Russo. Neto. Neto, vuole palla a Russo. Bella per Sterling. Larga, vuole palla. Gabriel Martinelli. Ah, peccato, bravo Pedro Porro. Recupera palla. Timo Werner. Si affacciano nella tre quarti. Oh, Neto! Gran parata. Io ero in campo. 84, può arrivare la prima sconfitta per l'Arsenal. Rice. Russo! Gran pallone recuperato. Migliore in campo. Gabriel Martinelli. Martinelli! Questo è un gran gol, Gran gol di Martinelli. Pareggio con il Tottenham, ci sta. Kulusevski. Saka. Ecco Kulusevski. Devono spezzare gli indugi se vogliono provare a vincere questo match. Russo. Tentativo di chiusura. E accelera, ragazzi, accelera. C'è
c'era solo fuori. Allora che non ha inquadrato lo specchio della porta. Questo colpo è nel suo repertorio. Neto. Russo. Oddio ragazzi, è una velocità immane. Fallo ragazzi. A mio parere ragazzi è più veloce Solanke. Tiro, uno di recupero. Uno di recupero. Attenzione Thomas per Sterling. Finisce 1-1, va bene. 10 punti l'Arsenal. 3 vittorie e un pareggio. Guardate Russo. Bella comunque, ricorda lo stile italiano. Sì, 3, va bene. E allora finisce il primo episodio con Luca Russo. Ci vediamo per il secondo episodio. Ragazzi, in questo momento Russo non gioca, mi sa, neanche le altre partite. Ma perché? Non è una bella situazione con il tecnico. Rischia prettamente di non fare la Champions. Secondo me non è ancora pronto Luca per la Champions League. Con l'Atalanta, a mio parere, ragazzi, poteva giocare titolare. E allora, finisce il primo episodio. Luca Russo, ci vediamo con il secondo episodio. Bella a tutti e Pino Daci.